レと戦え。こいつサイヤ人か。こんなにも邪悪な牙初めてだ。どうしたかガブット。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。カンバ勝負だ。Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e quest'oggi siamo in un nuovo video di Breaking News. Oggi parleremo del nuovo trailer di Dragon Ball Heroes, o per meglio dire Super Dragon Ball Heroes, la nuova serie che vi ricordo uscirà proprio l'1 luglio 2018. La serie non avrà una programmazione regolare, ovvero ogni domenica come Dragon Ball Super, ma probabilmente andrà avanti ogni volta che ci sarà un evento di Super Dragon Ball Heroes. Infatti il secondo episodio sarà ben 15 giorni dopo, proprio il 16 luglio. Quindi diciamo che passerà un po' di tempo tra i vari episodi, però la serie tranquilli che sarà qualcosa di fantastico. Prima di tutto però parliamo di questo trailer. Il trailer in sé è molto interessante. Vediamo in primis uno scontro tra Kamehameha, tra Goku con gli abiti di Dragon Ball Super della Capsule Corporation e Goku Xeno, che vi ricordo essere una versione alternativa di Goku. Sono rispettivamente in Super Saiyan Blue e in Super Saiyan 4, quindi questo qua è lo scontro che tanto attendevamo. Inoltre poi vediamo una visione dei vari pianeti imprigionati e notiamo che Trunks appunto anche stavolta è imprigionato e viene come liberato in una sorta di parco dei divertimenti, non capisco, sembra essere tipo una sorta di città molto luminosa. Poi vediamo Cumber o Cumber, che sembra risvegliarsi o comunque prendere coscienza, dato che i suoi occhi da completamente bianchi finalmente hanno le pupille e tutto il resto, quindi probabilmente si è risvegliato, ecco. Ha un'aura veramente figa, anche se sembra essere veramente malvagia. Ed inoltre appunto vediamo che distrugge la camicia di forza. Notiamo che Goku è trasformato in Super Saiyan, mentre Vegeta è in forma base. I due sembrano affrontare Cumber, però Goku ha una sorta di forma strana, con dei lampi neri, con il contorno tendente al rosso, stesso colore che ha Cumber, mentre Goku appunto ha gli occhi interamente bianchi, quindi probabilmente sarà tipo in una forma berserk alla Broly o alla Cumber. Vediamo Vegeta che cerca di evitare dei colpi e una scritta che non capiamo. Vediamo Fu, di nuovo Cumber contro Vegito Blu, e ragazzi questa volta sembra proprio che sarà un Vegito Blu che tutti quanti hanno predetto ai tempi dell'inizio di Dragon Ball Super. Sto Vegito è qualcosa di fighissimo. Finalmente un nuovo design, ovviamente ragazzi tutto ciò non sarà canonico, questo ve lo volevo dire. È una semplice serie ufficiale ma spin-off, che non va a ricalcare la storia dell'anime. Certo, sarebbe carino se magari in una prossima serie di Dragon Ball Super potremmo vedere una sorta di richiamo a questa storia, dato che comunque gli avvenimenti sono immediatamente dopo la saga del Torneo del Potere. Però comunque in sé questo Super Dragon Ball Heroes sarà un'ottima aggiunta, anche se in effetti non dà nessun contributo alla storia. Però già vedere un Cumber, vedere un Goku Xeno, vedere il ritorno del Super Saiyan 4, un altro Vegito Blu, beh, è tanta roba. Spero sinceramente che questa serie non deluderà le nostre aspettative. Già da questo trailer ho molto molto hype, dato che comunque sembra essere ben realizzato e le animazioni sono veramente belle. Certo, non hanno una sola settimana per rifinirle, ma hanno molto più tempo, dato che gli episodi non hanno cadenza settimanale. Quindi questo potrebbe aumentare la qualità della serie. Detto questo ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa nuova serie e del trailer soprattutto. Cosa vi piace, cosa non vi piace e tanto altro. Io vi invito a lasciare mi piace al video, a commentarlo e a condividerlo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Vi ricordo che se sarete tra i più attivi potrete ricevere delle mie mod esclusive che non troverete da nessun'altra parte. Ed inoltre appunto potrete interagire con me e gli altri iscritti e poter discutere delle notizie e di tutto il resto. Vi ricordo di entrare nel canale Telegram che trovate qua sotto in descrizione oppure semplicemente cercando canale Feraz. È un canale che è aperto da poco e voglio che cresca proprio perché pubblico delle notizie sia sul canale, sia sulle mod, ma soprattutto sul mondo anime. Quindi mettiamo tipo che oggi uscite il trailer, beh, lo trovate sul canale Telegram, dato che purtroppo non lo posso mettere nei video. Ed inoltre troverete tanto altro, quindi se volete farmi un favore andate ad iscrivervi al canale Telegram. Inoltre vi invito ad acquistare il Super Multiverse Pack. A breve creerò un trailer che mostrerà qualche personaggio e soprattutto cosa contiene il pack. Vi chiedo appunto di supportarmi acquistando questo pack che costa 60 centesimi, cioè niente, e contiene 100 nuovi personaggi per Dragon Ball Xenoverse 2, 500 nuove skill, più di 15 nuove mappe dal gioco, e a breve aggiungerò pure delle nuove missioni parallele, quando sarà possibile aggiungerle. Inoltre ha una
colonna sonora personalizzata, una nuova intro, delle grafiche interamente nuove e tanto altro. Insomma, è come se fosse un altro Xenoverse. Inoltre ragazzi, vi chiedo di seguirmi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico aggiornamenti riguardo al canale, ed inoltre appunto pubblico pure qualche meme e metto qualche storia divertente. Quindi se voleste andarmi a seguire mi fareste veramente un grande piacere. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto da Feraz. Bella.